Bene, buongiorno a tutti e grazie mille innanzitutto a chi ci sta seguendo tramite la pagina Facebook di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e grazie sentite anche alle persone che oggi sono qui in presenza con noi, il consigliere Roberto Orlando del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. E gli avvocati Marco Padovan e Nicolò Cusimano del studio legale Padovan. Oggi ci occupiamo di questo tema, i beni duali, i cosiddetti beni duali e le tecnologie di sorveglianza, e andremo un po' a cercare di capire con l'aiuto dei nostri esperti perché ci sia necessità, perché questi beni abbiano necessità di un'accurata supervisione pubblica e democratica. Partiremo per trattare questo argomento da il regolamento che l'Unione Europea, di cui l'Unione Europea si è dotata l'anno scorso, il regolamento 821 del 2021, che regola l'export di questi beni duali verso altri paesi e la loro circolazione all'interno del mercato europeo. Oggi procederemo in questo modo. Innanzitutto ringrazio anche la mia collega Rossella Vignola che gestisce e presiede il progetto Parlamento dei diritti, la sua terza edizione, attraverso cui finanziamo questo webinar, la quale ci presenterà, ci darà una panoramica di quello che è l'approccio delle istituzioni europee al tema. E qual è, diciamo così, il senso generale di questo regolamento di cui l'Unione si è voluta dotare? Si tratta in realtà di un aggiornamento di un regolamento preesistente che di fatto cerca di dare risposta a quella che è l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in senso geopolitico avvenuti negli ultimi anni. Dopodiché passerò immediatamente la parola al consigliere Orlando prima e agli avvocati Padovan e Cusimano poi, che attraverso i loro interventi cercheranno di aiutarci a capire cosa sono questi beni duali, cosa è questo regolamento e quali sono le implicazioni nella vita democratica e sui diritti collettivi dei cittadini. Dopodiché, al termine dei loro interventi, avremo un momento di discussione e dibattito tra di noi per approfondire il tema anche con uno sguardo verso quelli che sono i temi di attualità e in particolare la situazione del conflitto bellico in Ucraina e l'invasione russa in Ucraina e come questi due temi possono essere collegati e quale tipo di impatto hanno sulla vita comune. Io darei innanzitutto la parola a Rossella Vignola, che come vi dicevo è responsabile per il progetto Parlamento dei diritti di Osservatorio Balcani Transeuropa. Questo webinar è finanziato anche tramite un altro progetto che si chiama Sfera Pubblica Digitale, il giornalismo nell'era della sorveglianza, di cui sono, diciamo così, project manager, sempre in capo a Osservatorio Transeuropa e finanziato da Open Society for Europe. Passo la voce alla mia collega Rossella Vignola. Grazie. Grazie Dimitri, grazie ai nostri ospiti e per essere qui in questo confronto e alle persone che ci seguono da casa. Appunto, io ho soltanto pochi minuti per inquadrare un po' il tema dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista che ci preme di più come Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che è il punto di vista di seguire e monitorare come alcune grandi trasformazioni del nostro tempo, in questo caso parliamo di trasformazioni tecnologiche, impattano la sfera dei diritti fondamentali, dei diritti umani e in generale la questione della democrazia, dello Stato di diritto dentro e fuori l'Europa. Quindi da questo prisma noi leggiamo le questioni che abbiamo trattato all'interno del progetto Il Parlamento dei diritti, che appunto si chiama così perché ha voluto e vuole offrire al pubblico in generale, i nostri eventi sono sempre eventi di tipo divulgativo, proprio perché vogliamo offrire le chiavi di lettura per tutti, per delle questioni che sembrano apparentemente tecniche e sono anche tecniche, ed è giusto che siano tecniche e i nostri anche
tecnici, esperti e avvocati oggi ci aiuteranno a capire i tecnicismi, ma che per le quali bisogna accompagnare in qualche modo il pubblico verso una lettura che traduca un po' le implicazioni per i cittadini e le implicazioni dal punto di vista dei diritti fondamentali, che è la cosa che ci preme di più. E quindi da questo punto di vista, nell'architettura europea e il Parlamento europeo, assieme agli altri organi che partecipano al processo legislativo, l'organo che non solo è quello direttamente eletto dai cittadini, è l'unico nel panorama degli organi delle istituzioni europee, ma anche l'organo che si dimostra più aperto, più trasparente e più capace di dialogare con la società rispetto alle questioni, insomma, quelli che sono i dossier di cui il Parlamento è chiamato ad occuparsi. E da questo punto di vista, appunto, il mio intervento vuole un attimo inquadrare il ruolo del Parlamento europeo rispetto alla revisione del regolamento sulle esportazioni delle tecnologie duali, che è un processo che va avanti da diversi anni. Nello specifico, il percorso per la revisione di questo regolamento, che è entrato in vigore soltanto a novembre dell'anno scorso, è un percorso che è stato avviato un bel po' di anni fa, nel 2011, e seguita poi nel 2016 la proposta della Commissione europea, che appunto all'interno delle proprie, nell'ambito della politica, della definizione della politica comune europea, ha proposto una revisione di un precedente regolamento che era necessaria alla luce degli sviluppi tecnologici. Quindi nel 2016 abbiamo avuto la proposta da parte della Commissione e da lì in poi sono iniziati i negoziati interistituzionali che caratterizzano appunto il processo decisionale europeo, con un ruolo importante del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. È stato un processo faticoso che è durato diversi anni, perché poi lo vedremo nel corso di questo webinar, su tante questioni. Questi tre organi deputati non erano d'accordo e perché comunque il regolamento tratta una materia che sta molto a cuore agli Stati membri e alla propria sicurezza nazionale, quindi su cui gli Stati membri vogliono ottenere un controllo, sono un po' gelosi della propria sovranità. E dunque in diversi anni si è arrivati soltanto ad un accordo, soltanto nel 2020, ad un accordo tra Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento, nello specifico sotto la presidenza tedesca, e all'approvazione nella primavera del 2021 del regolamento da parte prima del Parlamento europeo, qualche mese più tardi da parte del Consiglio dell'UE, per entrare in vigore nel settembre 2021, non nel novembre come ho detto prima, quindi nel settembre 2021. Quindi un lungo percorso, un lungo processo e tuttavia si è arrivati ad un testo di legge che è ritenuto molto valido, frutto sicuramente di compromessi, di diversi compromessi, e in cui abbiamo visto il contributo, vogliamo sottolineare un po' il contributo che il Parlamento europeo ha dato rispetto ad alcune questioni. E quindi, seguendo i lavori parlamentari, i lavori all'interno in particolare della commissione parlamentare dedicata, che è la commissione INTE, che si occupa di commercio internazionale, in tutti questi anni, tra l'altro, il regolamento ha scavallato diverse da una legislatura parlamentare ad un'altra, quindi ha superato anche questo passaggio. E il Parlamento europeo in questo percorso ha avuto un ruolo soprattutto per quanto riguarda il tema della trasparenza, quindi per aumentare meccanismi di controllo da parte degli Stati membri rispetto alle esportazioni dei beni che ricadono all'interno del regolamento delle tecnologie duali. Non solo su questo il Parlamento ha dato un contributo importante, ma anche su altri aspetti. In particolare ne sottolineo due. Quello relativo ai controlli alle esportazioni di tecnologie legate alla sorveglianza digitale, e questa è stata una importante innovazione di questa nuova edizione del regolamento, e di cui insomma poi parleremo anche relativamente a caso Pegasus, per riportare un po' la questione dentro il suolo europeo e dentro l'attualità, quindi non tanto relativamente all'export delle tecnologie di sorveglianza, ma proprio per capire
quanto queste tecnologie sono intrusive e mettono in pericolo la democrazia, non soltanto in posti remoti, regimi autoritari lontani, ma dentro il suolo europeo, come è successo con le ultime rivelazioni del caso Pegasus. Terzo aspetto su cui il Parlamento ha dato un contributo forte, che ci preme ricordare, è quello legato all'attenzione ai diritti umani, quindi in qualche modo a creare una politica commerciale dell'Unione Europea che tenesse conto in modo forte dei diritti umani, questo relativamente al controllo delle esportazioni verso paesi autoritari, verso paesi repressivi che hanno utilizzato, così come è successo effettivamente, questo tipo di tecnologie per mettere in atto delle gravissime violazioni dei diritti umani e ai danni di giornalisti indipendenti, di attivisti, di politici di opposizione e così via. Quindi, alla fine di tutto questo lungo processo negoziale siamo arrivati ad una soluzione di compromesso che testimonia un po' la volontà dei soggetti coinvolti di arrivare alla fine del percorso e quindi arrivare ad un nuovo regolamento. In tutto questo processo è stata molto importante l'apertura, il contributo che la società civile, gli esperti, tutta una comunità che si è creata intorno alle istituzioni europee e in particolare al Parlamento europeo, che facilita un po' questo dialogo, questa apertura con la società civile, rappresentanti dell'industria, centri di ricerca che hanno effettivamente permesso di arrivare alla definizione di un regolamento che presenta per certi versi degli aspetti molto interessanti e molto innovativi, poi lo vedremo nel concreto negli interventi successivi. Dunque, l'anno scorso, quando si è arrivati alla definizione, all'accordo tra Consiglio e Parlamento, quindi al voto, poi all'approvazione prima da parte della Commissione INTE, poi da parte del Parlamento in seduta plenaria, siamo nel marzo del 2021, da parte dei parlamentari europei c'è stata un'accoglienza molto favorevole. È stato un lavoro lungo su cui il Parlamento ha insistito molto sugli aspetti che gli stavano più a cuore, tanto da costringere in alcuni punti, due o tre punti in particolare, il Consiglio a cedere questa per stessa ammissione del Consiglio. Per cui la reazione dei parlamentari è stata molto positiva. E il negoziatore, per esempio il parlamentare tedesco negoziatore nel dialogo interistituzionale, presidente della commissione INTE, ha parlato di un nuovo standard di diritti umani che la politica commerciale comune metteva in campo, allargando anche alla prospettiva, diciamo, al di là del tema dei beni duali, quindi un nuovo approccio nella politica commerciale comune che tenga conto dei diritti umani. E la eurodeputata ceca del Partito dei Pirati, che rientra al Parlamento europeo, siede nel gruppo dei Verdi, che era relatrice dell'accordo, ha sottolineato l'importanza appunto di questa riforma. La riforma che abbiamo raggiunto è un primo passo vitale, ora deve provare la sua efficacia. Quindi parliamo quindi del tema della implementazione. Ricordiamoci che l'accordo è entrato in vigore soltanto a settembre dell'anno scorso e quindi ora la questione cade sul terreno appunto dell'implementazione, quindi degli stati membri che devono assicurarsi che la nuova legge sia messa in pratica e fatta rispettare negli strumenti di coordinamento europeo, negli strumenti di supervisione attraverso il meccanismo dei diritti umani, eccetera. E anche di questo parleremo successivamente nel resto del webinar. Dunque, il Parlamento europeo è un organo che dimostra di sapersi aprire al mondo esterno, di raccogliere pareri, lo sta dimostrando anche in questi mesi quando di alcuni tipi di tecnologie duali, in particolare di quelle legate alla sorveglianza, che sono rientrate nel nuovo regolamento, ci troviamo a parlare non soltanto in riferimento all'export di questi beni, che è l'oggetto del regolamento, ma in riferimento a quanto accade nei paesi stessi dell'Unione Europea. Quindi parliamo di abusi e di tecnologie intrusive di sorveglianza che, dentro nel suolo europeo. Quindi diverse inchieste internazionali da parte di media, di consorzi internazionali molto articolate hanno portato alla luce che alcuni governi europei hanno utilizzato queste tecnologie di sorveglianza. In una prima fase sono venuti fuori i casi relativi alla Polonia e all'Ungheria, e questo ha suscitato molto,
molta apprensione perché sono due paesi che stanno creando un po' di problemi e hanno sollevato in Europa il tema, in UE, il tema del rispetto dello Stato di diritto, e quindi su cui dobbiamo iniziare ad occuparci seriamente di proteggere la democrazia europea anche dentro l'UE. E a seguito di questo, di questa seconda puntata, diciamo così, delle varie inchieste transnazionali, di giornalismo transnazionale che sono occupate di Pegasus, il Parlamento europeo ha preso in mano la questione. Ci sono stati diversi dibattiti, diversi momenti di confronto da parte della Commissione Libe, per esempio, che si occupa di libertà civili e democrazia, fino ad arrivare a marzo all'istituzione di una vera e propria commissione di inchiesta parlamentare. Quindi è nata a marzo la commissione parlamentare del Parlamento europeo che si chiama PEGA, che si occupa del caso Pegasus, che vuole fare luce sugli abusi avvenuti sul suolo europeo. Mentre veniva messa in piedi questa commissione, che è una commissione d'inchiesta, non è co una commissione d'inchiesta come quelle nazionali che hanno dei poteri giudiziari, insomma, è una commissione d'inchiesta che alla fine si occuperà in 12 mesi di tempo di raccogliere evidenze, testimonianze, fare una rassegna dell'esistente, capire quali sono le norme nazionali rispetto all'utilizzo di questi strumenti dentro i paesi europei, e produrrà alla fine di questo anno una serie di raccomandazioni rivolte sia ai Paesi membri sia alla Commissione europea. Quindi nulla di vincolante, e tuttavia è un modo per tenere alta l'attenzione sul tema, per fare in modo che i media, questo è anche un po' il nostro ruolo, continuino a monitorare l'argomento. Ricordiamoci che le audizioni della Commissione PEGA, che si sono intensificate nelle ultime settimane, sono pubbliche, tutta la documentazione è accessibile, e per cui in queste audizioni ci sono esperti, vengono chiamati esperti del settore. Lo scorso 21 giugno è intervenuto, in un momento molto acceso, devo dire, un rappresentante della società israeliana NSO, che produce appunto il software Pegasus. E dopo questa audizione si è capito un po' l'imbarazzo della NSO rispetto a poter dire, insomma, in parte per il segreto commerciale, in parte perché ci sono questioni che riguardano la sicurezza nazionale, quindi non sta neanche evidentemente al produttore dire che ha utilizzato, a quali paesi europei è stato venduto questo strumento. Di fatto, i deputati che hanno seguito i lavori dell'audizione dello scorso 21 giugno non sono stati contenti del risultato che si è raggiunto, e il rappresentante dell'NSO non si è sbilanciato su tante cose, non ha risposto, su altre cose è stato molto contraddittorio rispetto, per esempio, ripeto, a quali paesi europei hanno acquistato questo software, per quali motivi esattamente questo software è stato acquistato, perché teoricamente si potrebbe acquistare, possono acquistarlo soltanto gli stati per seguire, tracciare casi legati al terrorismo o alla criminalità organizzata, eccetera, e su quali meccanismi poi di controllo ha il produttore nel caso in cui dovessero subentrare degli abusi. Questo non è stato detto esplicitamente dal rappresentante della NSO. Comunque, questa è soltanto una delle puntate. Sono in programma altre audizioni pubbliche a cui partecipano anche rappresentanti delle organizzazioni della società civile che si occupano di diritti digitali, ed è prevista, pare si stia progettando, una missione in Israele, proprio al quartier generale della NSO, per raccogliere altre documentazioni ed altre evidenze. La commissione Pegasus, appena istituita, è stata poi investita da altre rivelazioni che hanno addirittura fatto trapelare del uso da parte del governo spagnolo, evidentemente, perché non si sa con certezza questo ancora. Comunque, il fatto è che sicuramente alcuni deputati spagnoli, catalani, e addirittura alcuni parlamentari europei catalani, e anche lo stesso Premier spagnolo Sánchez, alcuni membri della Commissione europea nel corso dell'ultimo paio di anni sono stati intercettati da Pegasus. Quindi questo, è appena nata la commissione d'inchiesta, ha suscitato una nuova ondata di interesse che noi vogliamo continuare appunto a monitorare.
Le commissioni d'inchiesta di questo tipo sono ripeto, sono molto interessanti, sono pubbliche. I risultati arriveranno tra un anno. In questo anno è importante che i media e la società civile presidino l'argomento e cerchino come dire, di tradurlo un po' per tutti, per capire che dietro queste questioni che sembrano apparentemente tecnologiche ci sono in realtà importanti implicazioni che riguardano anche le nostre democrazie. Questo è un po' il senso di questa serie di eventi che abbiamo organizzato nel nostro progetto Il Parlamento dei diritti, e era questo che vi volevo restituire principalmente oggi. Grazie, e ripasso la parola a Dimitri. Grazie mille Rossella, io a questo punto farei di nuovo un passo indietro. Rossella ci ha spiegato chiaramente come il regolamento, che adesso cominceremo a parlare, sia il risultato di una lunga negoziazione che cerca di conciliare diverse esigenze, istanze che vanno dalla tutela dei diritti umani alla tutela del mercato, economico, alla tutela della sicurezza pubblica e anche l'interesse di politiche geostrategiche. Questo significa che il regolamento dà un quadro generale, ma è poi la prassi, la prova del fuoco, che lo mette alla prova e darà risposta se questo regolamento riesce in effetti a conciliare in che forma, in che modo, tutte queste esigenze, oppure presenta ancora degli aspetti lacunosi su cui si dovrà intervenire successivamente. Ecco, la prassi è gestita in buona parte dai diversi attori istituzionali sia a livello europeo che a livello degli stati membri, in relazione anche con le controparti del settore industriale e del settore civile. Ora, io chiamerei in causa a questo punto il consigliere Roberto Orlando del Ministero degli Affari Esteri, chiedendogli a questo punto di illuminarci su quali saranno, dal punto di vista pratico, i passi successivi. Sappiamo che si attendono, diciamo così, chiarimenti su quelle che sono le linee guida di applicazione di questo regolamento ed è lì che si giocherà davvero molto la partita. Da parte delle istituzioni italiane, come ci si sta organizzando, come si sta già lavorando per implementare questo regolamento, dove stanno le difficoltà, dov'è il grosso carico di lavoro e dove invece sono gli altri attori in gioco a dover, diciamo così, ruolare la loro parte. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie appunto, partecipo con piacere a questa iniziativa, come stato appunto accennato, per motivi appunto organizzativi la mia partecipazione è purtroppo limitata nel tempo, quindi mi limiterò appunto a questa parola di apertura, però quindi non potrò prendere poi magari parte al dibattito, sono previsto successivamente, ma senz'altro mi faceva piacere e ci tenevo particolarmente insomma a presenziare. Per darvi la voce appunto del mio ruolo, quanto io sono appunto qui, rappresento l'autorità che il regolamento è chiamato ad applicare. Siamo tenuti appunto ad applicare il regolamento, quindi per definizione appunto in qualche modo non ci chiediamo tanto appunto, ma insomma è la norma appunto che noi applichiamo di fatto appunto ogni giorno appunto nel nostro lavoro, chiaramente seguendone così gli sviluppi, insomma, appunto l'attuazione pratica, appunto anche gli aggiornamenti, appunto di volta in volta, aggiornamenti che sono stati già appunto popolati da una serie di linee guida per quanto riguarda alcune appunto questioni specifiche. Penso per esempio alle linee guida per la predisposizione dei programmi interni di conformità, a cui le ditte sono invitate appunto, chiamate appunto a compilare linee guida per la stesura da parte delle università, delle enti di ricerca appunto di una propria valutazione appunto sull'impatto delle loro attività, eccetera. E chiaramente appunto le linee guida a cui chiaramente fate riferimento appunto voi sono linee guida appunto proprio in materia di cyber e cybersorveglianza. Prima però di entrare così nel vivo e così nello specifico delle questioni, anzitutto due parole per completare la mia presentazione. Mi chiamo Roberto Orlando, sono il capo divisione dei beni a duplice uso presso UAMA, che è l'autorità nazionale per l'autorizzazione e l'esportazione dei materiali di armamento, e a partire dalla fine del 2019 anche dei beni a duplice uso. Questo perché qualcuno forse è a conoscenza, per altri invece mi fa piacere appunto ricordarlo e sottolineare che
fino al 2019 questa divisione era in capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, la riforma del Ministero degli Esteri, che ha assorbito alcune competenze in materia di internazionalizzazione, è stata fatta la scelta, secondo me felice, di trasferire al Ministero degli Esteri anche appunto la divisione per il Benato Piceroso. Questo perché appunto chi si occupa magari più di questioni, diciamo, internazionali pensa magari a questioni attinenti, non lo so, sul commercio internazionale, che sono state assorbite appunto dai colleghi, oppure attività di sostegno appunto alle imprese. La terza dimensione appunto in qualche modo è questa appunto sull'esportazione del bene a duplice uso. E in qualche modo appunto il mio ruolo è proprio appunto questo, io sono il primo diplomatico a dirigere appunto questa divisione, che chiaramente fino ad ora era sempre stata così coperta, insomma guidata da un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico. Con chiaramente il massimo rispetto per i colleghi che mi hanno preceduto e con cui comunque nel caso peraltro continuo a lavorare, visto che il mio staff di fatto è costituito quasi nella totalità da persone che vengono dal Ministero dello Sviluppo Economico, effettivamente già i cenni che avete appunto dato voi in apertura del seminario danno l'idea di una scelta, o meno dei motivi per cui io ritengo questa scelta felice. Perché il mondo, diciamo, del bene a duplice uso incrocia, si pone, diciamo, nella difficile intersezione, che per me, devo dire la verità, come così, diplomatico, come funzionario, particolarmente appunto stimolante, anche intellettualmente stimolante, proprio nella sfida appunto che comporta, è un'intersezione fra almeno tre direzioni. Una, quella di cui stiamo parlando, è il rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale appunto in generale, appunto questo perché l'Italia aderisce a varie convenzioni internazionali, il diritto internazionale peraltro prevale sul diritto appunto nazionale, quindi appunto il rispetto di questa norma è richiesto appunto anche nella gestione appunto quotidiana. Due, questioni di sicurezza, che sono questioni per definizione di ordine nazionale, perché ogni paese, ogni autorità nazionale nell'applicazione del regolamento di fatto però statuisce, delibera sulla base di senz'altro, diciamo, di regole condivise, quello dell'Unione Europea, peraltro il regolamento, e fra le altre cose, è chiamato anche a promuovere, a creare un level playing field all'interno di pari condizioni, sia all'interno dell'Unione Europea, sia soprattutto con la capacità anche di irradiare, che è tipica dell'Unione Europea, anche in qualche modo, diciamo, di promuovere esternamente, diciamo, una così sensibilità diffusa, appunto, in qualche modo, diciamo, delle regole ad una norma, diciamo, di comportamento. Terza cosa, che il mondo del dual use appunto incrocia, ed è per questo appunto chiaramente la scelta di così coinvolgere in questa iniziativa appunto i rappresentanti, diciamo senz'altro più vicini statutariamente al mondo dell'impresa, come l'avvocato Padoan, appunto danno conto degli interessi economici che ci sono dietro, che è normale chiaramente, anzi per me appunto è importante chiaramente mettere in luce appunto questo aspetto. Si tratta di interessi economici delle nostre imprese, che magari spesso non muovono grandissimi capitali, ma ciascuna spesso, diciamo, nel mondo del dual use è espressione o ha raggiunto una sua eccellenza di nicchia, un'eccellenza di settore. Quindi ci sarà un motivo se la piccola fabbrica appunto italiana magari riesce ad esportare in paesi per definizione appunto lontani, ma perché evidentemente riusciamo ad esportare una tecnologia che in quel settore ha raggiunto una riconosciuta appunto eccellenza. Questo, diciamo così, il primo, così, non dico disclaimer, ma insomma è la prima così precisazione che volevo fare. La seconda cosa invece, la peculiare situazione, diciamo, di miopia, o possiamo dire forse, cosa è corretto dire, presbiopia, anche se una volta porto tutte le lenti, per cui appunto chi opera nel settore del dual use ha coscienza e conoscenza di quello che la ditta nazionale esporta fuori dall'Unione Europea, perché questi sono i prodotti che hanno bisogno dell'autorizzazione, quindi passano da me queste istanze. Io non ho cognizione delle esportazioni all'interno dell'Unione Europea. Quindi, appunto, se io sento appunto parlare di esportazioni di prodotti magari anche sensibili all'interno, appunto, verso appunto altri paesi europei, è chiaramente un dato che tra l'altro ci fa anche difficoltà, perché è chiaro che quando noi vogliamo valorizzare il settore e dare conto, insomma, della mole di interesse che questo settore appunto così gestisce, insomma, è difficile, perché chiaramente la fotografia che noi possiamo restituire dati alla mano è una fotografia per definizione appunto parziale, e
che non coglie magari appunto il pieno, insomma, della la maggior parte magari dei movimenti appunto intra-UE. Detto questo, appunto, torniamo invece al seminario. Questo, datemi fiducia, appunto, quando dico che mi fa veramente piacere partecipare al seminario, perché da quando appunto sono arrivato, quasi poco meno di un anno appunto che detengo questo, che svolgo appunto questo ruolo, devo dire che tra l'altro sono veramente sincero, con grandissimo divertimento, con grandissimo interesse professionale, quella prima delle cose che ho rilevato è la mancanza di un dibattito pubblico di livello appunto adeguato. Cioè, di questo, diciamo, mi sento un pochino orfano, e per questo appunto ci tenevo ad essere qui e anche proprio così a partecipare, e se è possibile così incoraggiare ulteriormente questa occasione di dibattito. Questo perché appunto la mole di, diciamo, di così, sensibilità, chiamiamola, di problemi appunto che ci sono, da un lato chiaramente parliamo di questioni estremamente tecniche, talmente tanto tecniche che noi stessi, quando deliberiamo sulle istanze di autorizzazione, oltre all'attuazione delle norme, e su questo chiaramente se non siamo giuristi, abbiamo giuristi o casomai lo diventiamo, tanto da riuscire anche a confrontarci appunto con giuristi di professione, però oltre a questo abbiamo anche bisogno di esperti appunto tecnici che vadano appunto nel vivo delle istanze. Dall'altro però queste forniture particolarmente appunto tecniche, come appunto dicevamo prima, toccano una serie di campi estremamente appunto sensibili e che in ogni caso possono avere un impatto anche appunto sulla vita comune. E se facciamo appunto il confronto con gli armamenti, che in qualche modo per certi versi costituisce il nostro fratello maggiore, più ingombrante, più importante economicamente, di maggiore rilievo, appunto, eccetera. Si può capitare sulla stampa di leggere di forniture di armamenti all'estero, un po' meno di dual use, molto di meno, però chiaramente il confronto appunto in qualche modo ci vede schiacciati. Non è che io voglia ribaltare la situazione, è chiaro, una situazione che ricalca un dato di fatto, però negli armamenti in qualche modo è facile capire di che cosa stiamo parlando, anzitutto perché gli armamenti sappiamo che cosa sono. Con il dual use molto spesso noi non sappiamo di che cosa stiamo parlando, perché nel dual use non è il singolo oggetto che è in questione. Sì, chiaramente l'oggetto può anche essere di Stato o può anche non essere di Stato nei fini del regolamento della UE, ma è quello che rileva è l'uso che se ne fa, o i rischi che vengono appunto valutati di una possibile diversione del suo uso, e questo chiaramente rende il campo dei beni duali molto molto più sdrucciolevole e appunto difficile. L'ultima cosa, e questo appunto anche quando parlo di interesse di imprese, perché chiaramente ne siamo ben consapevoli, è che a differenza degli armamenti in cui le autorizzazioni avvengono all'inizio, cioè una ditta che vuole esportare alcune cose è tenuta a chiedere un'autorizzazione alle trattative in materia di armamenti, invece per i beni duali l'autorizzazione è a valle, quando magari c'è già stato un contratto, un impegno contrattuale, anche un certo lavoro in qualche modo per fare un prodotto su misura. E allora appunto, come facciamo un esempio, mi consentirete di essere banale, appunto, di un abito che il sarto vi ha fatto appunto su misura, ma all'ultimo momento in qualche modo io non autorizzo il sarto a vendervelo. È una situazione però che è intrinseca nel settore appunto dei beni duali, chiaramente è un'assunzione di rischio che fa parte appunto anche delle imprese che operano e che caratterizza appunto questo mondo appunto così vasto e complesso. Veniamo appunto alle questioni invece in materia, diciamo, di maggiore rilievo. Sul movimento, diciamo, di sensibilità, di sensibilizzazione, anche di difficoltà che muove il mondo del settore dei beni duali, è vero che, diciamo, non è forse argomento di conversazione quotidiana, ma io vorrei citare appunto qui almeno tre grandi movimenti, tre grandi passaggi a livello internazionale. Uno, una risoluzione della Cina, che è passata a dicembre dell'anno scorso, chiaramente dopo il lavoro preparatorio, in cui la Cina chiedeva di applicare in qualche modo ho chiesto, perché la risoluzione poi è passata, di applicare in qualche modo, diciamo, una dinamica più, una mentalità più, diciamo, da libero commercio, proprio in materia appunto di beni di fatto relativi al dual use e alla cybersorveglianza, rispetto invece alle sensibilità che possono avere appunto alcuni paesi, diciamo tendenzialmente appunto così occidentali, appunto sulla sensibilità appunto di queste esportazioni. Questo appunto lo cito appunto come un caso in cui la sensibilità, diciamo, del settore appunto duale in qualche modo viene adombrata, anzi viene quasi appunto mimetizzata, appunto nascosta,
ma di fatto appunto stiamo parlando appunto di questo, cioè deve prevalere appunto una mentalità, un approccio diciamo così liberista appunto nel senso lato, oppure invece un approccio che invece valuti meglio nel contesto a che cosa servono queste esportazioni. La risposta facile, evidentemente, ai paesi occidentali, chiaramente a favore del secondo campo. Seconda cosa, che in qualche modo è una pre-risposta a quello della Cina, nel caso diciamo una controffensiva, i tempi non sono allineati, ma chiaramente sapete che nel mondo diplomatico molto spesso si agisce sulla base dei processi, ed è chiaro che una risoluzione alle Nazioni Unite impiega molto tempo per essere approvata, ma chiaramente si sa bene in anticipo, insomma, verso dove sta andando appunto il treno, e una proposta del presidente americano Biden che al vertice della democrazia, così chiamato dell'8 dicembre scorso, appunto non a caso lancia un codice di condotta volontario non vincolante, ma scritto, sono queste tre condizioni, scritto non vincolante, volontario, tendenzialmente fra alcuni paesi, non tutti i paesi UE per intenderci, alcuni paesi diciamo tendenzialmente così like-minded, più affini, in qualche modo come approccio agli americani, in cui non è il caso proprio il settore della cybersorveglianza ha il ruolo, il settore appunto cyber nel senso lato, ha un ruolo appunto di spicco, come appunto settore di una tale sensibilità da necessitare di un approccio appunto condiviso tra paesi occidentali per avere appunto darsi appunto in qualche modo diciamo delle regole comuni, addirittura anche scambiarsi informazioni sulle esportazioni. Questa è una direzione di lavoro tracciata dagli americani, ci aspettiamo che questa direzione di lavoro acquisti una maggiore concretezza in vista della seconda edizione del Vertice per la Democrazia che si aspetta, si attende entro la fine dell'anno. E quindi appunto questo codice di condotta inizia a prendere forma. Terza cosa, ce l'abbiamo sotto gli occhi ed è chiaramente la crisi ucraina. La crisi ucraina, ovvero l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, non a caso appunto i primissimi beni ad essere stati messi sotto il controllo e di fatto sotto il divieto all'esportazione da parte della UE, e chiaramente anche da parte americana con cui si è agito insomma, di concerto, e sono stati proprio i beni relativi al duplice uso, e che hanno fornito in qualche modo non soltanto sono stati il primo target delle misure UE nei confronti della Russia, ma in qualche modo il settore dei beni del duplice uso ha anche costituito, diciamo così, il modello di lavoro. Cioè, le stesse restrizioni che sono state adottate nei confronti dell'esportazione di beni del duplice uso sono state poi estese anche ad altri beni, ad alto impatto tecnologico, dal particolare valore industriale militare, di particolare rilievo per i proventi appunto russi, eccetera. Questi beni in qualche modo sono stati incardinati, catalogati, sottoposti a delle restrizioni che dal punto di vista, diciamo, del metodo seguito sono assolutamente proprio modellate sulle restrizioni previste per i beni a duplice uso. In soldoni, in pratica, le nostre aziende, le aziende europee, si sono trovate nell'interregno che c'è stato dalle prime sanzioni del 26 febbraio fino al 1 maggio, questa finestra temporale per chiedere un'autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso e beni altri sottoposti a controllo. E dopo il 1 maggio, di fatto, la filosofia appunto con la Russia in soldoni è che tutto è vietato tranne delle categorie veramente residuali di clausole appunto eccezionali sulla base, non so, di un disastro ambientale, un disastro umanitario, insomma, motivazioni veramente appunto eccezionali. Tutto questo chiaramente per così riassumere molto brevemente appunto una casistica chiaramente molto più sfaccettata, molto più complicata. Ecco, da questo punto di vista posso dire che il regolamento 821 c'è voluto un lunghissimo processo per adottarlo. Il risultato è che in ogni caso abbiamo un testo che è molto coerente, molto compatto, di facile attuazione, nel senso appunto della chiarezza. La stessa cosa non può essere detta dei differenti pacchetti di sanzioni adottati nei confronti della Russia e della Bielorussia, che chiaramente hanno risentito inesorabilmente della fretta e della concitazione con cui sono stati appunto adottati, tanto è vero che molto spesso hanno anche delle così, contraddizioni, aporie, incongruenze, incoerenze, che di volta in volta appunto UAMA è chiamata appunto a chiarire. Mi rendo conto che da parte mia, insomma, in questa fase, anche appunto questi limiti di tempi,
quello che posso fare è appunto semplicemente appunto fare una presentazione così un po' così generica, appunto diciamo, sull'attività dell'ufficio, fermo restando magari rinviando ad altre occasioni appunto di incontro e discussione. Semplicemente appunto per dirvi cosa fa UAMA. Chiaramente insomma le istanze di autorizzazione che pervengono appunto a UAMA sui settori appunto settori relativi al bene di duplice uso, e quando parliamo di cybersorveglianza ci muoviamo di fatto nel campo del Wassenaar, anche se del regime Wassenaar, anche se poi ormai il settore cyber sta sviluppando un profilo, insomma, un rilievo, insomma, di autonomo. Quello che facciamo, appunto, c'è un'istanza di autorizzazione che ci viene presentata, abbiamo 180 giorni di tempo per legge per, appunto, processarla. È un'istanza, appunto, le procedure sono catalogate, appunto, sono fisse, le imprese, appunto, lavorano con noi, sanno benissimo come ci si muove. E tutte queste istanze vengono elaborate appunto da noi, vengono sottoposte poi ad un comitato di coordinamento, un comitato consultivo di cui fanno parte varie altre amministrazioni. Il loro parere per legge è vincolante, nel senso che noi dobbiamo sentire queste amministrazioni, ma non obbligatorio perché è UAMA l'autorità che delibera appunto su questo, e ci avvaliamo appunto anche di esperti appunto esterni. E tendenzialmente diciamo sempre, noi non siamo una società di consulenza, però è chiaro che cerchiamo di avere un atteggiamento dialogante nei confronti appunto delle ditte, soprattutto su materie che ci rendiamo conto molto spesso essere intricate, appunto complesse, in cui la prima cosa da fare molto spesso è capire se il bene in questione ha veramente bisogno di autorizzazione o no, se appunto è un bene su cui l'autorità può o deve fare un'attività, esercitare un'attività di sorveglianza, o se invece appunto il bene in qualche modo diciamo non rientra nelle liste del regolamento UE. E su questo, fra l'altro, al momento l'Italia non ha adottato, a differenza di alcuni altri paesi UE, una lista autonoma di beni soggetti appunto a controllo. Due cose ancora che ci terrei appunto a dire, questo mi fa piacere appunto anche per stimolare appunto il dibattito. Uno, il regolamento UE di fatto prevede delle clausole, diciamo delle norme sull'esportazione non soltanto dei materiali sensibili, ma anche dei beni sensibili, cioè tutto quello che è trasferimento non soltanto di tecnologia, ma chiaramente di conoscenza. Per questo abbiamo fatto anche delle attività, diciamo, di incontri, di sensibilizzazione nei confronti delle università, degli enti di ricerca, facendo passare un messaggio che mi rendo conto è difficile da passare, nessuno vuole tarpare o inibire la libertà della ricerca, ma semplicemente sensibilizzare gli enti di ricerca che a volte appunto queste attività possono comportare lo scambio di conoscenze appunto sensibili, che quindi è bene che gli enti di ricerca facciano appunto una analisi appunto a casa. L'ultima cosa appunto volevo dirvi che in materia appunto di beni caratterizzati da alta tecnologia e da appunto una componente appunto anche molto spesso informatica molto molto sviluppata, proprio fra pochi giorni, a partire dal 1 luglio, proprio oggi dovrebbe essere uscito sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso che lo formalizza, la UAMA cambierà metodo di lavoro, perché appunto tutte queste istanze di autorizzazione viaggeranno solo ed esclusivamente su web tramite il portale dedicato e-licensing, quindi la procedura appunto di autorizzazione informatica, un portale fornito dalla Commissione UE, a cui, che per noi appunto è veramente il risultato di un lavoro condotto nell'arco degli ultimi 5 anni, e che crediamo, insomma, speriamo anche che, come dire, migliorerà ulteriormente appunto i rapporti, diciamo così, di collaborazione e l'interazione appunto con le aziende. Io mi fermo qui, mi scuso nuovamente se per miei pregressi impegni, per questioni appunto così organizzative, devo appunto chiudere appunto qui. Sono fiducioso che ci saranno altre occasioni. Grazie mille, consigliere Orlando. Io passo immediatamente la parola all'avvocato Padovan. Il consigliere parlava di piattaforma online, che sarà lo strumento. Io le chiedo molto in sintesi, qual è la posizione, l'approccio e il lavoro che il mondo dell'industria tecnologica adotterà e sta adottando in questo senso? Io volevo cercare di riportare un po' il dibattito che è stato molto interessante anche a guardare gli strumenti che abbiamo in mano e come l'azienda guarda questi strumenti, perché abbiamo sentito il Parlamento europeo che ha fatto un certo percorso e poi spendiamo magari due parole su quello, l'autorità che ha volato in maniera molto forte a guardare gli aspetti. Diciamo di democrazia e di tutela dei diritti umani, ha
ma con quali strumenti lo fanno? Lo strumento è quello del regolamento, perché non ci sono altri strumenti. E il regolamento, beh, quello che è il percorso, ci hanno messo circa 8 anni per arrivare a chiudere il percorso. Perché? Perché c'è stata tensione tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio. Tensione soprattutto sull'allargamento dell'ambito del duplice uso, perché poi alla fine si è utilizzato lo strumento del regolamento sul duplice uso per portare degli ulteriori elementi, no? Per disciplinare la gestione di cose diverse con quella clausola catch-all. Perché noi quando parliamo di, se puoi andare veloce per favore, perché io poi devo purtroppo, come sapete, prendere un aereo, ancora una per favore, il recast, noi parliamo di cyber surveillance, di cyber sorveglianza, ma non ne parliamo perché sono dei beni elencati come a duplice uso di per loro. Ne parliamo perché il recast ha creato una speciale categoria di beni a duplice uso non compresi negli elenchi. Di questo stiamo parlando. All'articolo 5 del regolamento recast dice che parliamo di prodotti di sorveglianza informatica. Intanto parliamo di quelli che sono definiti nel regolamento, no? Perché l'azienda, e faccio una premessa poi rapidamente, l'azienda e tutte le aziende hanno bisogno di certezze. Sono pronte a cooperare al massimo con lo sforzo di tutela di diritti umani, di diritto umanitario internazionale, che sono i due obiettivi dell'articolo 5, ma all'interno di un quadro di certezza, di chi decide che cosa e chi ci fa fare che cosa. Questo è il punto fondamentale dove c'è stato dibattito. Io ricordo la proposta del 2016, nella quale parlavo al forum sul duplice uso, dove a un certo punto c'era un obbligo per l'azienda di fare la due diligence, e questa due diligence comportava la valutazione del comportamento violativo dei diritti umani del destinatario della fornitura. Viva Dio, ho detto, ragazzi, datemi un po' di certezze, mettete in mano la gestione delle cose a chi la deve avere. E queste certezze, io se leggo il regolamento, insomma, lo strumento, il consigliere Orlando diceva che il regolamento recast è un bel regolamento, è un regolamento che comunque alla lettura di un giurista lascia qualche dubbio, perché se prendete la definizione del prodotto di sorveglianza informatica, parla di prodotti a duplice uso che sono utilizzati per la sorveglianza informatica, cioè per entrare nascostamente nella sfera della privacy. Ma se usando la definizione di prodotti a duplice uso, che cosa sta usando? Una definizione che dice che sono i prodotti a duplice uso quelli che servono sia per uso civile sia per uso militare, per la proliferazione dell'arma nucleare, batteriologica o chimica e per il vettore missilistico. Non c'entra nulla. Stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi chi si è divertito a scrivere il regolamento l'avrà pure fatto nella sua ottica bene, ma nella mia ottica di giurista non l'ha fatto bene. Ma questo regolamento esce da un compromesso tra Parlamento, che voleva portare dentro i diritti umani nel carro del duplice uso, cosa non facile. Perché non facile? C'era anche prima, l'articolo 4 e l'articolo 8 del regolamento precedente, c'era il catch-all. Ma perché non facile? Perché il duplice uso nasce da accordi internazionali e relativi alla regolamentazione della proliferazione delle armi batteriologiche, chimiche e del vettore missilistico. Aggiungere il duplice uso significa aggiungere delle cose che sono di provenienza unilaterale, cioè unilateralmente l'Unione Europea o gli Stati membri decidono di regolare il commercio internazionale di taluni beni. E questo è una catch-all, è una decisione unilaterale. Da lì l'esigenza poi di estendere questa decisione unilaterale ad una lista, ed è il percorso dell'articolo 5, che è interessantissimo l'articolo 5. Io non volerei, mi limiterei da giurista a leggere i testi di norma, i testi normativi che abbiamo. E nel primo problema ce l'ho di definitorio. Prodotto di sorveglianza informatica è un prodotto di duplice uso che serve a fare. No, è un prodotto che serve, lascia perdere il duplice uso. Il duplice uso non c'entra niente. Abbiamo allargato la competenza del duplice uso. Poi, l'uso connesso alla repressione interna e all'attuazione di gravi violazioni del diritto umano o del diritto umanitario internazionale. E questo però, e lì c'è un tema interessante, è l'autorità nazionale
e deve dire normalmente al... Mi aspettavo di sentire dall'autorità nazionale che ci dicesse quando l'hanno fatto, se hanno usato questa catch-up. Perché non tutte le aziende non sono obbligate a andare a chiedere l'autorizzazione per esportare i beni, i prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi. Ci vanno in tre momenti. Il primo, nel momento in cui è l'autorità nazionale che gli ha detto che sono utilizzabili per la violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. E sarebbe stato interessante sapere se l'abbiamo fatto. Due, quando nell'esercizio della loro debita diligenza, per la quale prima nel testo del 2016 era l'obbligo, c'è anche oggi l'obbligo? Non lo so. Io credo che ci sia un onere più che un obbligo, parlando da giurista. Di fare da debita diligenza sull'utilizzo del bene, comunque a conoscenza, o ha il sospetto. È interessante il tema del sospetto, sempre per un giurista, perché del sospetto si parla nel nostro diritto, mai. Nel nostro diritto o hai conoscenza o hai certezza, no, è un sospetto. Che cos'è? C'è una sola normativa nel nostro sistema di diritto nel quale si parla di sospetto, ed è l'antiriciclaggio. Nel mondo dell'antiriciclaggio si parla solo di sospetto. È in quel mondo che io, operatore di antiriciclaggio, ho un sospetto e lo segnalo all'autorità. Bene, e quindi è interessante anche questo. Quindi l'azienda fa una debita diligenza, lì c'è il tema dei programmi interni di conformità, degli strumenti, eccetera. In base a quella debita diligenza sul bene, sul destino, sul paese di questo bene, può, se ritiene che siano violativi, l'utilizzo è potenzialmente violativo, dirlo all'autorità, la quale a sua volta deciderà se sottoporre quel bene ad autorizzazione, perché quel bene è di libera pratica. Fino a che l'autorità non lo blocca, è di libera pratica. Cerchiamo di pensare, entriamo nell'ottica, sto parlando di una catch-all, quindi di beni che non sono ristretti, che diventano ristretti, perché sono considerati ristretti dall'autorità a seguito di una sua valutazione di violazione dei diritti umani potenziale o di una valutazione da parte dell'azienda di una certezza e a conoscenza o di un sospetto a un sospetto. In quel caso l'autorità può, non deve, sottoporre ad autorizzazione, quindi restringere. Ma a che momento nella storia della vendita del bene lo deve fare? Anche questo non è chiaro, perché il regolamento dice che propone di esportare. Che significa? Chi mai in italiano ha detto che propone di esportare? Il traduttore andrebbe impiccato, perché evidentemente non è che propone di esportare, che probabilmente volevano dire che si propone di esportare, che ha intenzione di esportare, che ha un contratto, che ha una richiesta per un'esportazione. Però, e quindi noi non sappiamo nemmeno a che momento la dobbiamo fare. Prima di fare il contratto, quando ci viene fatta una richiesta di fornitura, dopo aver fatto il contratto prima dell'esportazione, non è chiaro. Poi, questo che cosa porta? L'articolo 5, che è fondamentale in questa materia, porta alla creazione di una lista di europea, perché il blocco europeo, il blocco di uno Stato, viene comunicato agli altri, i quali hanno 30 giorni di tempo per ragionarci su. E poi se tutti insieme dicono alla Commissione che quel bene con quel destino è un bene ristretto da restringere perché è violativo dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale, quel bene entra nella lista unionale, non nella lista multinazionale da cui nasce il duplice uso. E quindi lì è quell'obiettivo molto importante che il Parlamento europeo ha voluto, cioè che l'Unione, che la politica commerciale dell'Unione contenga anche un elemento valoriale dei diritti umani. Questo è importantissimo, ma vuol dire però che l'attività delle imprese unionali nel commercio internazionale avrà una, come posso dire, un handicap, non voglio usare la parola handicap, una cosa da guardare più degli altri, perché mentre il duplice uso si applica in tutto il mondo a tutti gli operatori che hanno firmato gli accordi internazionali di cooperazione su queste cose, queste materie di catch-all si applicano solo agli unionali. E questa lista che faremo sarà una lista solo unionale, molto importante. E lì c'è lo sforzo dell'Unione, che il regolamento prevede, di allargare questo regime di controllo. Stiamo aspettando gli orientamenti che ci servono per fare le analisi di debita diligenza, che dovrebbero emettere in base all'articolo 26, paragrafo 1, non l'hanno ancora fatto, ma lo ha fatto il BAFA. I tedeschi sono guida in questa materia, il relatore era tedesco al Parlamento europeo, era un verde tedesco,
persona tra l'altro ottima, eccezionale, devo dire, e Bafa ha fatto delle, e riassumo brevissimamente, scappare a prendere un aereo, ma e hanno distinto tre fasi nello screening. La fase del bene, chiediti se il bene, se il prodotto di sorveglianza informatica è oggettivamente, tecnicamente in grado di essere utilizzato relativamente a un uso finale sensibile. Se lo è, devi portare la questione all'attenzione di chi fa controllo delle esportazioni nella tua azienda. E se il destino, il paese destinatario è un paese violativo dei diritti umani, e quindi dove c'è un rischio di diversione violativa dei diritti umani, e se l'end user è un ente pubblico o un ente privato che viola, ok, è noto per violare i diritti umani. Per esempio, viene acquistato, faccio un esempio per capire di cosa stiamo parlando, di quelle società di investigazione di dubbia fama che utilizzano questi strumenti per accedere illegalmente ai diritti. Si è parlato di Pegasus, ma si è parlato di altri strumenti che esistono, e molti dei quali utilizzati anche di un paese medio orientale non arabo che ho sentito menzionare, che si affaccia sul Mediterraneo, Israele, dove appunto, queste attività sono effettuate e relativamente alle quali dobbiamo effettivamente porci una domanda. Quindi questo è il contesto. Quindi il contesto normativo si basa su l'articolo 5 del regolamento RICAST, ed è una norma di catch-all, quindi non i beni di prodotto di sorveglianza informatica sono sempre ristretti, sono ristretti quando lo dice l'autorità. L'azienda si deve preoccupare di fare un percorso di screening, BAFA ci dice come fare, credo che ci possiamo ispirare a questo, e dopodiché nascerà eventualmente un blocco e una richiesta di autorizzazione. Ma l'azienda ancora oggi non ha avuto delle indicazioni chiare da parte dell'autorità europea, che deve fare in base all'articolo 26, e dell'autorità nazionale su come comportarsi e a che momento farlo. Devo dire però che la collaborazione è strettissima tra le aziende attive in questo settore e l'autorità. Pur non essendoci delle prese di posizione ufficiali, come sto dicendo, c'è in realtà un dialogo, per cui io mi sento abbastanza sereno che l'Italia non si troverà, diciamo, gli operatori italiani in questo settore non credo che si troveranno mai indicati come coloro che hanno fornito soggetti o regimi violativi. Però era mio dovere dire come l'articolo 5 meriti ancora un po' una messa a terra seria della normativa. E qui devo fermarmi, purtroppo occorre prendere un aereo. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Grazie mille, Avvocato Padovano, è stato davvero di una sintesi encomiabile e so che comunque ci lascia in ottime mani grazie al suo collega, l'Avvocato Cusimano. Quindi grazie ancora per la sua spiegazione. Avvocato Cusimano, a lei resta l'onere, diciamo così, di aiutarci a chiudere un pochino quelle che sono state le premesse fatte prima dal consigliere Orlando, che ci ha un pochino illustrato quello che è il contesto generale in cui le autorità, in questo caso italiane, operano per l'applicazione del regolamento, e poi l'intervento dell'avvocato Padovan, che invece ci ha spiegato molto bene quelli che sono, diciamo così, alcuni dei punti critici rispetto al regolamento e legati anche all'assenza, diciamo così, di linee guida applicative che si auspicano arriveranno a breve. Sì. Ora, io però farei un passo indietro, nel senso che partirei da due domande, diciamo così, una sua opinione professionale riguardo a un punto sottolineato dal consigliere Orlando, ovvero la volontà del regolamento di uniformare quello che è l'approccio di tutti gli stati membri rispetto al tema dell'export di queste tecnologie. Ora, per quello che mi è dato sapere, il regolamento lascia comunque anche ampio margine discrezionale ai singoli stati membri in tema di valutazione di se, quando e come richiedere autorizzazioni specifiche, se, come e quando richiedere autorizzazioni generali, e quindi come si concilia, diciamo, dal suo punto di vista di giurista, l'obiettivo di armonizzare il contesto europeo con un tale ampio margine di discrezionalità lasciato agli stati membri.
Allora, è una domanda che forse No, avrei no, dovuto fare al no. consigliere dicendo come vi Sì, state coordinando. allora guardi, mentre ho sentito quelle parole sono rimasto perplesso anch'io, devo dire, da studioso del diritto, ma anche da proprio persona che semplicemente si è interfacciata tanto insieme all'avvocato alle imprese nell'ultimo anno. In particolare, io personalmente ho partecipato all'ultimo Export Control Forum che si è tenuto a dicembre a Bruxelles. In Commissione europea, dove c'eravamo noi rappresentanti del mondo della consulenza, tanti rappresentanti del mondo delle imprese e ovviamente rappresentanti delle istituzioni europee, quindi chi aveva scritto e fatto il regolamento. E forse la preoccupazione più grande che è emersa da questo regolamento è in realtà la legittimazione che dà questo regolamento agli stati membri di adottare liste di controllo nazionale. Cioè, questo regolamento all'articolo 9 dice che per motivi di pubblica sicurezza ogni stato membro può adottare proprie liste di controllo di prodotti e questo ha creato un panico totale perché appunto anzi è sembrato qualcosa che va proprio contro l'uniformare. La regolamentazione dei prodotti a duplice uso perché si immagini che cioè, arriveremo adesso in un mondo dove se io voglio in un'Europa dove se io voglio esportare dalla Germania o voglio esportare dall'Italia o dal Portogallo non basterà più tenere conto del testo del regolamento 2021-821, ma dovrò pure stare attento a tutti i testi legislativi e le liste di controllo che possono essere state eventualmente adottate dagli altri stati membri. Forse il consigliere Orlando era così ottimista, ma anche per il fatto che l'autorità italiana non ha mai espresso, e anzi anche recentemente a gennaio, in delle risposte che sono state pubblicate a seguito di un evento da Sonime, ha proprio espresso il suo disinteresse a creare legislazione ultronea, quella che già c'è, a creare liste nazionali di controllo. Quindi l'Italia si è un po' tirata fuori da questa cosa. Ok, però sappiamo che ci sono stati che l'hanno fatto, mi sembra la Germania, la Francia, adesso non vorrei dirvi cavolate, abbiamo scritto anche un articolo su questo dove citavamo qualche Stato membro, ma pochi. L'hanno iniziato a fare, hanno iniziato ad adottare delle liste di controllo nazionale, quindi non è che l'attitudine italiana è un'attitudine molto, insomma, è la stessa attitudine di altri Stati membri. Quindi no, l'impressione che ho io è che si voglia. E che ci siano dei passaggi del regolamento che sono più delle dichiarazioni di intenti, che di solito si trovano magari negli statement del Consiglio, soprattutto quando si parla di diritti umani, di questa tutela, che se si legge, e qua perché l'avvocato Padovano ha avuto poco tempo, però io so come si era preparato questo evento, se ci si legge la proposta del regolamento recast che era stata pubblicata dalla Commissione nel 2016, si vede che una volta il tiro era ancora più elevato, cioè nella prima proposta era previsto questo dovere di diligenza previsto oggi per i prodotti di sorveglianza informatica, era previsto in generale nell'articolo 4 come una delle tante clausole di catch-all che potevano applicarsi per tutti i prodotti non elencati nell'allegato 1, cioè all'inizio era previsto per tutti i prodotti in qualsiasi situazione che se esercitando la propria dovuta diligenza l'esportatore veniva a conoscenza che i prodotti potevano essere utilizzati per un uso connesso alla repressione di gravi violazioni di diritti umani o diritto umanitario, doveva informare l'autorità. Poi si è voluto un attimo contenere questo disposto, che aveva una portata esplosiva, e limitarlo ai soli prodotti di sorveglianza informatica, che sono più particolari e dove forse chi commercializza questi prodotti ha un po' più contezza anche di chi è davanti, a chi li sta vendendo, per quali utilizzi li sta vendendo. Però devo dire che c'è molta confusione. Stavo sentendo poi prima anche il passaggio dell'avvocato Padovan, che per me è tuttora di stimolo sulla definizione di prodotti di sorveglianza informatica ed effettivamente sulla stessa definizione non è molto chiaro che cosa vogliono intendere, perché ad esempio la definizione dice che sono prodotti di sorveglianza informatica. Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire quella cosa lì, la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione e la raccolta, neanche tecnicamente capaci di, ma proprio appositamente progettati per fare quel tipo di attività.
che restringe un po' la portata, no? Chiaramente, io lo vedo, faccio analisi oggettive tutti i giorni e c'è una grande differenza quando il regolamento utilizza il termine utilizzabile per un fine o appositamente progettato per un fine. Appositamente progettato per un fine vuol dire che io ho ideato quel prodotto con in testa il fatto che quel prodotto venisse utilizzato per quegli scopi. Non che io l'ho ideato per altri scopi e poi tecnicamente può essere utilizzato per altro. Quindi ci sono molti punti interrogativi. Quello che a mio avviso manca in Italia, purtroppo, invece, è proprio un atteggiamento consulenziale delle autorità che c'è in altri stati, esempio Germania. Cioè in Germania c'è la possibilità di ottenere un interpello, di andare davanti all'autorità e dire: cara autorità, io ho questo dubbio interpretativo, devo esportare questo prodotto, non so che fare. Dimmi che cosa devo fare, e l'autorità ti risponde, ti dà una risposta vincolante. In Italia l'autorità ti risponde: noi non siamo uno studio di consulenza, arrangiati. Di Ecco, fatto. di E fatto questa è una cosa che lascia questo. molto nelle mani del privato. Scusa, termino un attimo in Certo. due parole, però lascia nelle mani del privato un'autonomia decisionale che lo espone a dei rischi di natura penale, cioè fossero i rischi pochi. Allora io posso capire, ci può pure stare, però essendo che il rischio, parliamo di dai 2 ai 6 anni di reclusione, multe fino a 250.000 euro, sono sanzioni abbastanza pesanti quelle previste per questo tipo di restrizioni. Mi domando se sia corretto non prevedere istituti di interpello che il regolamento dà la possibilità di prevedere, perché il regolamento parla della famosa licenza zero, che è un istituto che potrebbe essere implementato dagli stati membri e dove appunto le autorità rilasciano questa licenza zero, cioè questa licenza a liberamente esportare un prodotto. E l'autorità italiana ha dichiarato pubblicamente nell'evento che citavo prima, noi non abbiamo alcuna intenzione di adottare questo istituto. Certo, perché mi ricollego a quanto stava raccontando. L'impressione è che ci siano, diciamo, due livelli di cooperazione tra le istituzioni europee e le istituzioni nazionali, che accantoniamo per un momento, ma ora entriamo proprio in quello che lei, di cui lei parlava, cioè la cooperazione tra l'ente statuale e l'ente privato. Mi sembra che ci sia all'interno del regolamento una sorta di gioco di rimpallo tra i due, nello stabilire da un lato le caratteristiche tipiche del prodotto e dall'altro la destinazione d'uso e i potenziali rischi implicati, perché all'azienda è chiesto di fare valutazioni, ad esempio, di carattere anche geopolitico, cioè il tale cliente, il tale paese potrebbe in qualche modo malutilizzare o abusare del prodotto che io sto vendendo. Dall'altro, alle autorità è chiesta una conoscenza tecnica del prodotto che forse solo il produttore o l'esportatore ha nella sua interezza. Quindi il tutto è deputato, diciamo così, a un meccanismo di reciproca consultazione, che però non è chiaro come sia strutturato, perché lei parlava appunto di un servizio di consulenza, diciamo così, all'azienda da parte dell'autorità pubblica che quantomeno in Italia manca. In Germania faceva l'esempio, è un pochino più affinato e puntuale. Se non ricordo male, in un certo passaggio il consigliere Orlando in realtà auspicava o prometteva in un certo senso che le istituzioni italiane si prestassero per questo servizio di consulenza nei confronti delle aziende. Però è l'azienda che conosce in toto le potenzialità del prodotto, i suoi possibili molteplici usi e quindi fornire Sì. all'istituzione pubblica una, diciamo così, una panoramica trasparente e completa della sua possibile destinazione d'uso. Quindi di fatto qui si sta parlando di un concetto oltre, che è quello di una responsabilità che va oltre da parte dell'attore privato, che va oltre la transazione e i possibili n usi dell'utente finale, e si dice all'azienda: tu hai una certa responsabilità in merito all'interezza del tuo prodotto, a tutti i suoi potenziali usi, e quindi ti devi in un certo senso fare carico di questa fetta di responsabilità. Sì, sì, È sì, sì. un ragionamento sbagliato. No, non è un ragionamento sbagliato, è un ragionamento. Allora, è sempre giusto pretendere un dovere di diligenza dai privati, imporre l'adozione di procedure come è stato fatto nel mondo 231 anche per gli altri reati, no? Quindi anche per le condotte di quando si pongono in essere queste attività di import-export, attività comunque che
espongono l'Unione Europea, la collettività in generale a pericolo, perché comunque appunto sono misure tese poi a proteggere la collettività dalla proliferazione di armamenti, da utilizzi non consoni ai principi unionali rispetto dei diritti umani. Questo dovere di diligenza, secondo me, a mio avviso, andrebbe comunque accompagnato a una possibilità di richiedere interpello, come è fatto da altri Stati membri, ma come è fatto in Italia e in altri contesti, cioè sempre nel contesto delle operazioni di import-export, nel mondo doganale, del diritto doganale, il codice doganale dell'Unione prevede la possibilità di richiedere interpelli all'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Dogane in Italia rilascia gli interpelli perché glielo dice un regolamento unionale, quindi abbiamo la possibilità di chiedere all'autorità doganale il codice di classificazione, da utilizzare, l'origine da attribuire a un prodotto quando abbiamo dubbi. È chiaro che lì c'è una struttura che manca qui, no? Quindi qui manca proprio una struttura che preveda come deve essere strutturato questo interpello. Nel mondo doganale si prevede che comunque sia l'operatore economico a dare la pappa pronta all'autorità, cioè l'operatore economico non può presentarsi davanti all'autorità e dire: non ho idea di che codice doganale applicare al mio prodotto, me lo dici tu, l'operatore economico deve andare con una nota motivata, spiegare e proporre un codice doganale all'autorità, che poi lo convalida oppure non lo convalida e ne attribuisce uno. Anche qui l'operatore economico dovrebbe comunque presentarsi davanti all'autorità con un'attività di due diligence effettuata e dire: io ho fatto la mia ricerca, ho fatto le mie valutazioni, sono arrivato a questa conclusione. Semplicemente la possibilità di chiedere una conferma ufficiale per non assumersi completamente il rischio. Ma questo perché, e magari qua mi collego al discorso Russia-Ucraina, perché è ancora più accentuata questa cosa lì, perché le normative non danno certezza. Cioè, adesso, con le nuove misure restrittive che hanno adottato verso Russia e Bielorussia, sono misure restrittive che sono state scritte in pochissimo tempo, spesso, e pubblicate ed entrate in vigore il giorno dopo, hanno lasciato delle voragini in termini interpretativi che vi giuro, noi che le vediamo tutti i giorni, ci sono cose che proprio siamo veramente in difficoltà a dire all'azienda: guarda, la puoi interpretare così e un'altra persona la può interpretare così. Ti devi un attimo accollare il rischio di cosa vuoi fare, perché non c'è la commissione, non si è ancora pronunciata. Le autorità nazionali, se le interpelli, ti dicono: dobbiamo aspettare di sapere cosa ne pensa la commissione. E la commissione non si è ancora pronunciata. Cioè, loro rimbalzano la commissione non si pronuncia. In certi passaggi la commissione rimbalza l'autorità nazionale, ad esempio nel mondo delle misure restrittive soggettive, quando ci sono i fenomeni di shadow listing della persona designata nella blacklist che magari controlla una società che non è designata, io ho a che fare con la società. Non c'è un criterio per determinare quando quella società è controllata da quell'individuo. Ti dice la commissione che devi fare una valutazione caso per caso e poi deve essere la tua autorità nazionale a dirti cosa fare. Di fa De facto l'autorità nazionale da noi non fa il contrario, rimanda alla commissione. Io non lo so, penso che comunque abbiate veramente visto i due poli nelle due presentazioni, cioè avete visto l'ottimismo dell'autorità relativamente al proprio operato e invece il pessimismo nell'esposizione di chi rappresenta il mondo privato. Cioè si è visto abbastanza bene, io l'ho notato da terzo come voi, mi è sembrato di vedere abbastanza bene l'entusiasmo e il disentusiasmo di una presentazione dell'altra, cioè da una parte entusiasmo, tutto bene, tutto perfetto, tutto proprio, dall'altra invece tutto un no. Io certi Ecco, passaggi li ho aggiungo. percepiti anche all'Export Control Forum, cioè si è stata proprio i due punti chiave che sono stati discussi sono stati quello che diceva lei dell'autonomia degli stati membri a regolamentarsi da solo, a fare regolamentazioni aggiuntive, questa è stata criticata tantissimo. E l'articolo 5 sui prodotti di sorveglianza informatica hanno detto: cosa vuol dire dovere di diligenza, cosa devo fare? E hanno detto: pubblicheremo linee guida, dicevano a settembre 2022, però era pre-conflitto, da vedere adesso col conflitto se mantengono questa scadenza. Certo, vorrei aggiungere un'altra nota di pessimismo a questo punto, perché finora abbiamo parlato, diciamo così, delle dinamiche e del dialogo a livello interistituzionale europeo-italiano e con il mondo dell'impresa privata. Ci manca il tassello che poi è il vero tema del webinar, cioè la supervisione collettiva, pubblica. L'unico parte del regolamento che,
di fatto apre le porte a una supervisione collettiva è la pubblicazione di un report annuale a cui le istituzioni europee si impegnano, che dovrebbe riportare tutte, diciamo così, o buona parte delle transazioni dell'export avvenuto. Questo report dovrebbe essere, diciamo così, alimentato dagli stati membri che comunicano alle istituzioni europee tutti i dati relativi agli export nazionali. E qui si spalancano altre voragini, nel senso che da un lato agli stati membri viene accordato il diritto di non comunicare del tutto i dati, cioè ci sono tutta una serie di motivazioni ritenute legittime che vanno di nuovo sicurezza nazionale, tutela del segreto industriale, per cui allo stato membro è accordato la possibilità di non trasmettere una parte dei dati e non c'è criterio trasparente su quali dati verranno trasmessi e poi no. Quindi di fatto già il report nascerà un po' monco. Dopodiché c'è anche appunto l'onere del fatto che siccome molto del lavoro è messo sulle spalle dell'impresa e l'impresa ha un interesse economico da tutelare, quindi l'impresa ha tutto l'interesse ad ottenere l'autorizzazione all'esportazione oppure a far sì che il prodotto non divenga oggetto di autorizzazione. E quindi da questo punto di vista, quei dati che gli stati membri raccoglieranno dal settore privato tramite la contrattazione, tramite tutto ciò, il processo di cui abbiamo parlato finora, di fatto sarà ulteriormente limitato dal fatto che le aziende private non solo non sono tenute, ma non hanno un interesse forte da controbilanciare al proprio interesse economico, tale per cui sono incentivate a comunicare, a diventare più trasparenti nella loro attività economica. Sì. Questo, diciamo così, è ciò che mi preoccupa di più dal punto di vista di questo regolamento. Però, secondo lei, come le aziende si approcciano a questo tema, a questa richiesta? Perché di fatto c'è il buono proposito, c'è nel regolamento europeo di avere maggiore trasparenza rispetto a quello che come Unione Europea produciamo ed esportiamo. Ma Guardi, come? le dico la verità, io poi sarà perché a noi ci arrivano effettivamente richieste di operatori economici che vogliono mettersi in compliance. Cioè io ho la percezione in Italia di tutte queste, cioè sicuramente ci sono le aziende che vogliono fare le furbette, no? Che vogliono nascondere, insabbiare. Ci sono casi anche Però nel la mercato percezione che italiano. ho, sì, però la percezione che ho è che comunque la stragrande maggioranza invece è più interessata alla trasparenza. Cioè non vuole avere fastidi, non vuole avere rischi di contestazioni tra un anno, 2 anni, 3 anni, quindi è più interessata a voler mettersi in regola. Cioè la percezione che ho io è questa. Poi è vero che nel nostro, questo riguarda tutti gli aspetti del diritto e delle relazioni con l'autorità, cioè negli anni si vuole con vari strumenti premiali, cioè prevedere che magari ottieni determinate certificazioni di affidabilità, pensiamo alla EO in ambito doganale o ad altro, si vuole cercare di mutare il rapporto da poliziotto ladro a invece quasi amici, cioè si vuole proprio cercare di mutare il rapporto tra autorità e privati, no? Prima era l'autorità che investiga e va a ricercare il privato cattivo che nasconde le cose, ora si cerca di dire: aprimi le porte della tua azienda e io ti prometto un rapporto ti prometto delle facilità, delle semplificazioni, ti permetto un rapporto di collaborazione. Non ci sono questi istituti anche qui nel mondo del dual use e dell'export control. Un po' perché sono interessi difficili da spiegare al cittadino, forse, o forse è difficile far Però ci entrare provi a da. spiegarceli, questi interessi difficili da spiegare al No, cittadino. che sono interessi geopolitici, no? Sono in realtà interessi che dovrebbero interessare tantissimo l'operatore economico privato, no? Cioè anche le misure restrittive che sono state adottate nei confronti della Russia in prima battuta, poi si è estesa una grande moltitudine di beni, però in prima battuta si sta cercando di impoverire un'industria sì, è vero, per creare un malcontento locale, ma anche per impoverirla da un punto di vista poi militare, no? Quindi di fargli venire in meno il sostentamento di quei prodotti, di quei beni che possono in qualche modo alimentare un'industria militare che porta poi all'utilizzo di quei prodotti militari per fare una guerra in un paese europeo. E
si fa molta difficoltà, secondo me, a far empatizzare i cittadini unionali, le imprese unionali con questi interessi. Cioè l'impressione che un po' mi ha spaventato quando è iniziata la guerra, che la volontà di tutte le imprese in primo luogo era quella, oddio, devo, de come continuare, come continuare, come continuare a mandare i prodotti in Russia. Poi lo vogliono far tutti senza infrangere la legge perché hanno paura delle sanzioni, perché in Italia ci sono sanzioni di natura penale, non in tutti gli stati membri ci sono sanzioni di natura penale, in Italia sono così. Però l'interesse è quello di non voler accettare la situazione, non voler accettare che il tuo prodotto lì non ci può andare, perché poi ti fanno domande del tipo: vabbè, ma allora devo chiedere un'autorizzazione? No, c'è proprio un divieto adesso, non ci può andare. E questo è un po' quello che porta forse al capitalismo, cioè il pensare, quello che porta la corsa al profitto, no? Che ognuno pensa un po' al proprio giardino. Sto facendo delle considerazioni politiche, non so se sono attinenti a questo. Io credo siano attinenti, perché il regolamento ha comunque un'ispirazione anche politica nel voler Ok, quello che noto io è che c'è un po' un discorso di pensare al proprio orticello, che poi non è per forza io, perché penso a me, ai miei dipendenti, alla mia fabbrica, che devo comunque pagarli, devo portare avanti, e si perde di vista poi l'interesse collettivo, che è invece quello di unirsi politicamente contro un nemico comune. Questo l'ho visto proprio da subito e mi ha un po' impressionato inizialmente, però non posso dire di non capirlo, cioè lo capisco purtroppo, cioè purtroppo lo capisco, ma alla fine lo stiamo vedendo, cioè la guerra in Ucraina ci ha colpito da vicino perché era una cosa più vicina del solito, però non è che è tanto diversa da quello che è successo in Siria per 10 anni o che è successo in altri stati che erano molto più lontani, li sentivamo molto meno vicini a noi e ci siamo tutti scandalizzati un po' di meno, non tutti, tutti dico, poi c'è chi ha sempre dato importanza a queste tematiche, però ha avuto un sacco di meno eco mediatico. E oggi l'eco mediatico si sta piano piano affievolendo con l'arrivo dell'estate, si inizia a parlare di altre tematiche, la gente inizia a dimenticare e quindi inizia a pensare, a vedere queste misure restrittive come qualcosa di cattivo che gli impone l'Europa, che gli impone il suo paese, senza ricordarsi di qual è la finalità? Che possono essere discutibili i modi, però qual è l'alternativa? Cioè l'alternativa per contrastare un'invasione di un altro stato da parte di una potenza, ok? Quali sono? Io onestamente ne vedo solo due: o conflitto armato, però che nessuno vuole, quindi rispondere a un conflitto armato col conflitto armato, oppure non fare niente. Le misure restrittive di carattere commerciale, finanziario, sono una via di mezzo che si è trovata in questi ultimi 50 anni, 40 anni, per cercare di evitare il conflitto armato, ma comunque di non dare l'impressione di quelli che non fanno niente, che non rispondono politicamente a un'aggressione simile. Poi sono veramente tematiche difficili da giudicare e ci sono tante cose che non sappiamo, quindi. Certo, di fatto comunque sappiamo che questo regolamento di cui come Unione Europea ci siamo dotati non affronta o non è in grado di affrontare il momento di crisi, perché per il momento di crisi si deve ricorrere poi a tutta una serie di provvedimenti ad hoc. Ah vabbè, certo, questo è un provvedimento generale, no? Cioè il regolamento duplice uso è un regolamento generale che si applica non in momenti di crisi, cioè io il regolamento duplice uso lo applico in linea generale perché voglio evitare la proliferazione di armamenti, la proliferazione di prodotti, non di armamenti, di prodotti che possono aumentare le capacità armamentarie di organizzazioni terroristiche o paesi a me ostili, politicamente ostili all'Unione Europea e al cosiddetto blocco occidentale, ma in linea generale, poi quando ci sono delle situazioni di emergenza vado a prevedere dei provvedimenti aggiuntivi targettizzati su quell'obiettivo che voglio rincorrere. E Il in questo discorso. senso mi stava dicendo che questi provvedimenti emergenziali adottati nella situazione del conflitto russo-ucraino non stanno avendo un'efficacia tale per cui riusciamo a effettivamente implementarli? O è solo una questione No. di sono confusi e quindi il mondo privato non sa come approcciarsi? Sono confusi nei passaggi, quindi il mondo privato. No, 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 non sto dicendo, sono molto invasivi come provvedimenti restrittivi, sono molto forti come misure restrittive. Ci sono certi passaggi del regolamento che,
per come è scritto, molto probabilmente perché sono passaggi scritti un po' di fretta, tradotti dall'inglese all'italiano, un po' così, non se ne riesce a capire la portata applicativa. Cioè, ci sono dei passaggi in cui si può interpretare la misura con blocchiamo tutto e dei passaggi in cui si può dire no, aspetta, ma se la interpreto restrittivamente, questo lo posso fare, questo non lo posso fare. Cioè, ci sono un po' due modi di interpretare i regolamenti, in maniera restrittiva e in maniera estensiva. Ok? E in questo momento viviamo un momento in cui dal lato privato si cerca di interpretarlo restrittivamente, perché ovviamente si vuole continuare a commerciare, e anche perché, e qua faccio una considerazione giuridica, parliamo di eccezioni. Cioè di misure che devono essere un'eccezione e non una regola generale. Le eccezioni in quanto tale vanno interpretate in maniera restrittiva. Se poi tutelate da un impianto sanzionatorio di tipo penale, esiste il principio del favor rei, esiste il principio di legalità, quindi la legge penale deve essere identificata precisamente nella sua condotta. Io devo sapere la mia condotta, quale mia condotta comporta un reato. Se non me lo descrivi puntualmente, vado in confusione. Dall'altro, però, non vediamo questo atteggiamento da parte di tutte le autorità e da cose che abbiamo sentito, letto, invece vediamo l'autorità adottare un'interpretazione molto estensiva. Perché il messaggio generale è fermare il più possibile Politico, l'attività. sì. Esatto. Però si rischia di perdere un po' la legalità, no? Un po' il Cioè. principio di legalità e di certezza del diritto, che comunque in uno Stato democratico deve sempre e comunque vincere su tutto. Cioè, in uno Stato democratico il principio di certezza del diritto è uno dei principi cardine che ci garantisce che il nostro sistema non crolli. Quindi questa è la considerazione che faccio, cioè bisognerebbe avere un po' più di certezza. Per le misure restrittive in corso sicuramente tanta più certezza. Sul regolamento dual use, sì, mi sembrava più certo il precedente, proprio perché aveva meno questi passaggi sulla catch-all dove lasciava appunto, istituzionalizza questo dovere del privato a prendere una decisione. Che prima non era così istituzionalizzato. Tramite il concetto di sospetto di cui parlava Sì, l'avvocato anche quello è Falfani in stranissimo. precedenza, che è molto strano. Di fatto si tratta con questo regolamento di un tentativo di integrare, diciamo così, considerazioni legate al diritto umanitario all'interno di un mondo che fino ad ora aveva dimostrato, diciamo, poca sensibilità, anche a prova del fatto, cioè di questa affermazione. I numerosi scandali che abbiamo vissuto, la mia collega Rossella ha parlato estensivamente di Pegasus, ma anche per quanto riguarda la realtà economica italiana, ad esempio, possiamo citare da Hacking Team qualche anno fa, fino a ultime Certo. investigazioni legate a CipherGate, altra azienda italiana. Insomma, quello che si cerca di fare è un'iniezione di sensibilità e responsabilità all'interno di questo mondo industriale sul tema del rispetto dei diritti umani. Però guardi che a me quello che un po' mi fa arrabbiare è che sembra quasi che queste misure vogliano appunto sensibilizzare i privati. Però l'insensibilità dei privati nasce anche da delle ipocrisie che sono state istituzionalizzate negli anni. Cioè, non è che concederci a tutti di spostare i nostri stabilimenti produttivi in Cina e far lavorare per avere un minor costo, i minori di anni 16 a determinate condizioni lavorative non sia violazione di diritti umani, non sia sfruttamento. E queste cose qua sono state legittimate e incentivate da delle politiche, la via della seta, eccetera, che ci sono state negli anni. Prima si è citato Israele, cioè Israele continua a essere un paese appoggiato dagli Stati Uniti, cioè un paese non nemico in generale, no? Delle democrazie occidentali a livello istituzionalizzato. Quindi poi ci si sconvolge se la società privata vende a Israele, al governo israeliano, un determinato prodotto e quel prodotto viene utilizzato in un certo senso. Si dà sempre in tutto, come nel cambiamento climatico, come si dà sempre la palla al privato e si dice tu cittadino sei insensibile, tu cittadino sei così, tu cittadino. La sensibilità dovrebbe essere dimostrata anche dalle istituzioni che oltre agli statement di cui l'Unione Europea si riempie sempre, bisognerebbero proprio attuare delle politiche effettive che tutelino, no? La famosa globalizzazione etica, cioè la globalizzazione deve essere un attimo rivista e forse deve essere
rivista in senso etico di proteggere veramente i diritti umani a livello globale e non di proteggere i diritti umani in casa nostra e sfruttare la carenza di legislazioni che proteggono i diritti umani negli altri paesi. Questo è il centro della nostra tematica e lo vedete anche appunto da questi regolamenti. Ed è chiarissimo così, e direi che siamo arrivati a conclusione di questo seminario online. Grazie mille, Avvocato Cosimano, che è rimasto con noi fino Ma si figuri. all'ultimo. E come diceva la mia collega Rossella Vignola, noi cercheremo di continuare a trattare questo tema in prossime puntate, quindi confido che ci sarà ancora occasione di chiacchierare e di capire di più. Grazie mille Certo, intanto a grazie tutti e buon proseguimento del pomeriggio. a voi. Grazie. Arrivederci.